io. Prego. In questa trasmissione c'è un sondaggio. C'è un sondaggio. Che è culturale. Molto culturale. Profondamente culturale. Molto culturale. Non si vede subito, ma è culturale. È culturalissimo. Parliamo della parte migliore della donna. Sì. A seconda di uno studio fatto da Alessandro Zaffarano. Sì. Se questa parte è vestita, quindi è anni 70, anni 60, o se è figlia degli anni 90-2000, depilata. Forse in collaborazione col neurologo di Zaffarano. No, sì, no. Gongola. Lei ci ha già detto. Aspetta, dopo, alla fine il Prinzi. Alla fine. La preferisce depilata. Alla fine il Prinzi. La Gongola. Non ho capito, ma oramai è andata. Non ho capito. Lei io ho fatto tutto dalle suore, quindi si vede. Magari una giovane glielo spiego io. Le suore di Monza o le suore di Latina? Di Borgo Carso. Di Borgo Carso. Attenzione. Attenzione. C'è la squadra del Borgo Carso. Aspetta. È arrivata una domanda. Borgo Carso. Ma la maga non solo preferisce la vulva, no, se ti allontani non si sente, devi parlare. Sì, sì, vai. La maga sì. Preferisce la vongola per gli altri oppure per lei? No, guarda, ti aspetto fuori. Ecco. Scusate, però. C'è l'avvocato. Non è da cavalieri fare certe domande ad una donna. Ma io non sono mai stato cavaliere. Io guarda, mi sto facendo rosso per voi. Sono un imbarazzo. Ecco, allora basta con queste domande ad una donna. Ma non mi offendo. Il Brindisi alla fine. Ma vogliamo la parità. Scusate, la parità dei sessi. Ma io non l'ho mai voluta. No, io mi esprimo. Io preferisco il gatto. Lei preferisce la vongola. Perché io mangio gli spaghetti. Io preferisco mettere il tappo. Sì, dai, davvero. Blocca. Casco che la maga ogni cosa dici pensa a mangiare. Ecco. Cioè, grazie, due avvocati, anche io preferisco a mettere il tappo. Vabbè, però siamo in una trasmissione prima di Natale, un regaluccio per sapere gli ascoltatori se usa la vongola o il gatto. A proposito di regalucci, scusate. Visto che abbiamo parlato di Jefferson, visto che abbiamo parlato di Barraco, visto che stiamo ricordando i bei tempi, volevo ricordare a tutti che domani ci sarà la presentazione di un libro, Baraonda Latina. Ma l'hai chiamato tu allora? Sui 4 anni di Serie B. E tutto quello che ha comportato per la città, per il coinvolgimento della città intorno alla grande avventura del Latina in Serie B. Quindi è un bel appuntamento, visto che stiamo ricordando il bel periodo trascorso in Serie B, e potrebbe anche essere un'idea regalo per tutti quanti i tifosi. E ricordiamo anche che ieri si è svolta al palazzetto dello sport di Latina la serata in onore, in occasione, per ricordo di Gianfranco Alessandrini. Che è scomparso già da diversi anni. Ogni anno si rinnova questo appuntamento al palazzetto dello sport, dove ci sono tante persone, tanti giocatori, ex giocatori, ma soprattutto si mettono all'asta delle maglie. Delle maglie vengono concesse gratuitamente, regalate, dite un po' compensate come volete, nel senso da giocatori di Serie A. E poi c'è ovviamente c'è quest'asta e tutto l'incasso devoluto ovviamente va in beneficenza sia a Latina, credo, ma anche ho letto a un centro per la ricerca della leucemia. Ha avuto successo, insomma. Sì, sempre, come tutti gli anni. Io saluto Giancarlone, che appunto poi il fratello e tutti quelli che hanno partecipato a questa di Gianfranco, che si prodiga, ci lavora ogni anno per far sì che la manifestazione riesca bene. La vera beneficenza. Bene. Grazie ovviamente a tutti coloro che hanno partecipato. Visto che siamo in ricordo, volevo ricordare anche, magari non c'entra niente col basket, però con il calcio, però è un personaggio che per lo sport Latina è stato importante. Parlo di Bruno Poeta, che mio ex dirigente, esatto, di baseball, è praticamente uno dei, insieme a Rossi, che ha portato a Latina il baseball. Sì. E Latina negli anni 80 è stata la prima disciplina sportiva che è arrivata in Serie A. Bene. Pur non potendoci giocare poi Serie A. E per purtroppo la serie nazionale d'eccellenza, perché mancava. Io mi ricordo il campo alle Asbes, via Londra. Però inizialmente, allora, la storia del baseball, visto che tu hai aperto. Abbiamo ricordato belle persone, un attimo la parentesi. La storia del baseball nasce a San Francesco, il primo campo dietro la chiesa di San Francesco, poi si è trasferita in via dei Mosci. E poi è andato a finire le Asbes, però hai detto è doveroso ricordare, perché sono personaggi che hanno fatto la storia dello sport a Latina. Lupone, invece io ricordo il banchetto all'angolo del Caffè Poeta, dove le persone potranno passare e votare se gatto o vongola.
Okay. A ridaglia, allora torniamo un attimino, torniamo un attimino sul nostro argomento. Mi vergogno per loro. Torniamo un attimino. No, no, io non mi vergogno. Grazie, avvocato. Abbiamo saputo che la maga preferisce la vongola, e quindi c'è un problema con ma perché è ricca di magnesio? Meglio che non si vedono le persone. Dobbiamo cercare di sistemarlo un attimino, perché altrimenti alla gente gli facciamo venire il mal di cosa. Vongola. Questa settimana è stata una settimana di... Casco? Me la vongola con lo schizzo, manga. Aspetta, no! No, ma se la con lo schizzo o senza schizzo? Quella è preferita. Oh, eccola lì, abbiamo pensato. Una settimana, è stata una settimana di avvicinamento al mare, sicuramente. A Natale. Quindi che settimana è stata, avvocato, secondo lei? Quella del Latina? Non si suggerisce. Si è allenata? Il Latina si è allenata, stiamo già preparando i rieti. Allora, addirittura ci stiamo pensando a rieti. Sì, già stanno facendo. Il Latina non si è allenato.